Buongiorno a tutti. Buongiorno. Facciamo veloci che se no non facciamo in tempo per il 22 dicembre e vi vengo a ricercare. No, perché la data avevamo detto da tempo che avremmo accelerato sulla Salerno-Reggio Calabria. Commento medio degli italiani, accelerare. Ritardare è impossibile, perché è vero che questa è una realtà molto difficile. Se uno va a raccontare in giro che questa è l'autostrada più alta d'Europa, uno non ci crede. Dice, dov'è l'autostrada più alta d'Europa? In Calabria. La gente non ci crede. Però oggettivamente la Salerno-Reggio Calabria è diventata il simbolo, anche ingiustamente per alcuni aspetti, lo ha detto Carlo, lo ha detto Gian Domenico, lo ha detto naturalmente il Presidente Armani, è diventata il simbolo delle cose che non vanno. Allora vi racconto questo. Vado in conferenza stampa, è il 22 febbraio, sono 2 anni del nostro governo. Mi metto davanti alla sala nella sala della stampa estera, tutti i giornalisti, e mi metto a dirgliele tutte, tutto soddisfatto, perché ci avevano detto che non avremmo fatto alcune cose, allora vabbè, però la riforma del Senato, la legge, tutte le cose che dico sempre, sulle quali vi risparmio oggi. Oggi non ve ne parlo, così almeno non mi accuserete di arteriosclerosi galoppante. Però a un certo punto arrivo lì e dico, e poi quest'anno inauguriamo la Salerno-Reggio Calabria. Risata generale dei giornalisti stranieri. È comprensibile, però a me mi ha fatto arrabbiare. Perché non ridevano di me. Chi ride di me, che si diventa? Non ridevano nemmeno del ministro, del presidente dell'ANAS, del presidente della regione. Loro ridevano dell'Italia. Loro immaginavano di ironizzare sul nostro paese. Io vorrei che quando oggi tagliamo le cravatte, noi tagliassimo a... Te la sei messa te, ho visto, dategliela. Quando noi oggi taglieremo la cravatta con l'abbattimento dell'ultimo diaframma, tagliassimo i pregiudizi che ci sono su questo paese. Donne e uomini che lavorate sulla Salerno-Reggio Calabria, avete una grande responsabilità. Avete la responsabilità, terminando questo cantiere, di dimostrare che non soltanto l'Italia è tornata, ma l'Italia è quella che è sempre stata così forte e grande nel mondo in termini infrastrutturali. Perché noi abbiamo fatto passare un messaggio che non è vero, e cioè che noi non siamo in grado di fare le opere pubbliche. Colpa della politica, io prendo la mia parte di responsabilità, rappresentando oggi tutti i politici. Colpa della politica, certo. Colpa dei ritardi della pubblica amministrazione. Colpa del continuo rinvio. Colpa di un sistema normativo che agevolava e valorizzava le varianti in corso d'opera e i ricorsi. Ci vuole un'Italia che corre, non un'Italia che ricorre, un'Italia che finalmente fa le cose, non un'Italia che ingrassa il conto corrente degli avvocati con cause su cause su cause. Questa Italia qui è però un'Italia che ha finito con l'oscurare l'Italia straordinaria che noi conosciamo, di donne e uomini che lavorano con professionalità, con competenza, con capacità, che fanno cose che negli altri paesi non sempre riescono allo stesso modo. Perché questo è il punto chiave. Perché io incontro alcune aziende a giro per il mondo? Perché sono i più bravi. Perché fanno cose che altre aziende non riescono a fare. Perché gli ingegneri, i geometri, i professionisti, gli architetti, i manovali italiani non hanno paura della competizione mondiale. La data dell'inaugurazione della Salerno-Reggio Calabria l'abbiamo decisa, poi scambiandoci qualche sms, davanti a un cantiere in Argentina. E eravamo con Ighella in Buenos Aires, uno dei cantieri, quanto durerà? 7 anni, 8 anni? Un cantiere molto significativo. Se non ci fosse la qualità italiana, quel cantiere non sarebbe così bello. E abbiamo utilizzato, lo sa Carlo Zini, lo stesso meccanismo che abbiamo utilizzato per la variante di Valico. Ci siamo messi una data, abbiamo scelto la data e poi correre, 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 perché se no, se non mettiamo un punto fine,
Ci sarà sempre qualche piccolo problema, qualche piccolo impedimento. Adesso abbiamo un obiettivo. Quando ho detto nel novembre del 2014, dentro una galleria di questo genere, entro Natale del 2015 termineremo la variante di valico, generale risata di tutti gli astanti. La variante di valico effettivamente non è stata inaugurata il 25 dicembre, ma il 23 dicembre del 2015, due giorni prima. Allo stesso modo vorrei che facessimo per questo tratto. Gianni vi ha raccontato nel dettaglio quali sono le partite aperte. Noi con Graziano torneremo giù a metà luglio per il primo tratto da inaugurare, quindi ci rivediamo il 20 luglio, il 22 luglio, quello che sarà, scegliete il giorno. Guardate che non ci sia un Consiglio europeo, perché tanto per cambiare ci sarà un Consiglio europeo quel giorno, quindi scegliamo un giorno in cui non ci sia il 27esimo vertice straordinario del Consiglio europeo. Tra l'altro, se in Europa si parlasse un po' più di investimenti e un po' meno di austerity e di rigore, il Paese funzionerebbe meglio, ma non solo l'Italia, l'Europa. Verremo, e in quella sede dov'è Mario? Noi vogliamo fare un punto su il secondo grande cantiere di questo Paese, che è la banda larga. La Calabria, lo voglio dire ai giornalisti nazionali, sta investendo molto sulla banda larga. Dice, ma come, fate la banda larga in Calabria, facciamo la lotta all'Ndrangheta? Certo, facciamo la lotta all'Ndrangheta. Portiamo lavoro? Certo, portiamo lavoro. Ma infrastrutture oggi non vuol dire più soltanto la Salerno-Reggio Calabria, poi arrivo anche per i lavoratori alla Ionica e alle altre, ma infrastrutture significa anche quelle infrastrutture immateriali che permetteranno di non avere più un'Italia di serie A il nord e un'Italia di serie B il sud. E il lavoro che stiamo facendo sulla banda larga nelle regioni del Mezzogiorno, in particolar modo con Mario in Calabria, è un lavoro straordinario. Quindi faremo un punto il 20 luglio, 22 luglio, quando veniamo, anche su questo. E entro quella data, ne abbiamo parlato con Graziano venendo giù, con Luca, con le strutture, noi dobbiamo aver già mandato, già aver licenziato definitivamente, dopo le varie discussioni che ci sono state, il progetto della Ionica. Lo dico perché? Perché molte lavoratrici e lavoratori pensano che finita la Salerno-Reggio Calabria poi non ci sono più opere pubbliche, non c'è più lavoro. Allora dobbiamo parlarci chiaro. Noi fino al 2007-2008 spendevamo circa 40 miliardi di euro come paese nelle infrastrutture, nelle grandi infrastrutture. Cos'è accaduto? È accaduto che si è dato un messaggio profondamente sbagliato. Si è detto di fare dei tagli, ed è giusto fare dei tagli nelle cose che non funzionano, ed è giusto essere molto rigorosi con il denaro pubblico, ed è giusto andare a tagliare ciò che va tagliato, ma si è interpretato questa riduzione di costi non come la spesa corrente superflua, si è tagliato sugli investimenti in questi anni. Siamo passati da 40 miliardi a 20 miliardi di euro, più di un punto di PIL mangiato da questa politica, che vuol dire tagliarsi il futuro. Perché se tu riduci gli investimenti, non importa essere keynesiani per capire che non c'è bisogno di fare grandi opere sempre e comunque, ma c'è bisogno di tenere un paese a livello infrastrutturale all'avanguardia. E allora, che cosa vogliamo fare da qui ai prossimi mesi? Prendiamo degli impegni concreti. Lavorare qui, ovvio. Lavorare, se ci sarà da subire qualche conseguenza anche quest'estate, bisogna entrare in questa dimensione. Noi speriamo di ridurre al minimo i disagi, questo è l'obiettivo. L'obiettivo è quello di permettere quest'estate di ridurre al minimo i disagi, ma noi dobbiamo chiudere entro il 22 dicembre. A questo punto devono smettere di ridere dell'Italia. Il 22 dicembre vogliamo ridere noi. Dobbiamo fare un lavoro sulla Ionica e sul più di un miliardo di euro che è per quel progetto, e dobbiamo stringere sui tempi. Dobbiamo, lo ha detto molto bene Gianni, fare i lavori di manutenzione, secondo il principio che tante volte Graziano ha più volte evidenziato. Non è che si fa la grande opera a Dio. Manutenzione, manutenzione, manutenzione ordinaria, come condizione fondamentale e costitutiva della qualità delle opere in Italia. E contemporaneamente abbiamo altri 500 milioni sulle trasversali, per cui noi abbiamo circa 3 miliardi di euro da investire in Calabria nei prossimi anni, solo sulle strade. C'è un tema. È una grande opera pubblica l'alta velocità in Italia.
non è possibile che l'alta velocità si fermi a Salerno. Cristo si è fermato a Eboli, l'alta velocità non può fermarsi a Salerno. Allora da questo punto di vista noi dobbiamo immaginare di arrivare a Reggio, ci sono 300 milioni sulla Tirrenica stanziati quest'anno che saranno operativi dal prossimo anno, dal 2017, c'è in prospettiva la grande discussione di raggiungere la Sicilia, c'è l'accelerazione della Napoli-Bari che è già partita e poi c'è il nord che è ben messo ma che ha bisogno ancora di interventi da Napoli a Venezia. Da Napoli a Padova, da Milano a Venezia, da Milano a Padova, diciamo più correttamente, e credo che entro l'anno potremo fare anche Brescia. Poi c'è tutto il tema delle opere pubbliche necessarie su tanti altri settori, ve li risparmio. Ho sentito dire che c'è Cimolai qui, voglio dire a Cimolai, dov'è Cimolai? Se c'è qualche rappresentante, ricordatevi che entro Natale va fatto anche Fiumicino, so che Cimolai è a Fiumicino anche, quindi lavorare tutti e lavorare di buzzo buono. Alla fine la conclusione qual è? La conclusione è che a noi non interessa la discussione della politica politicante di tutti i giorni. Si aprono i giornali, si aprono le televisioni, i programmi televisivi. Tutte le mattine, tutte le sere la discussione è se quello ha detto Tizio, se Caio ha risposto, cosa dice quell'altro, discussioni interne tra i partiti, tra gli addetti ai lavori, cose che agli italiani non interessano minimamente. Qui c'è un paese che va rimesso finalmente in moto e costi quel che costi noi lo rimettiamo in moto chiamando le persone migliori a fare quello che devono fare. La Salerno-Reggio Calabria diventa un simbolo, diventa il simbolo di questo 2016. Allora, piaccia o non piaccia, questo paese ha bisogno dell'impegno di tutti. Noi siamo qui per dire avete riso di noi? Perfetto. Adesso buttiamo giù l'ultima galleria. Poi verrà il momento di buttare giù i vostri pregiudizi, i pregiudizi contro l'Italia e contro gli italiani. Ma quello che voglio dire alle donne e agli uomini che lavorano qui, che questo è soltanto l'inizio di una ripartenza italiana. Voglio dire alle donne e agli uomini del Mezzogiorno, che a partire da alcuni progetti della Calabria ho detto, Matera 2019 con i collegamenti con Bari e con la ripartenza di quella straordinaria città, gli investimenti in Sicilia, Armani li ha ricordati, le grandi operazioni in Campania, penso agli eventi simbolici come le Universiadi e penso ai luoghi simbolici come Bagnoli. Noi il Mezzogiorno lo riprendiamo punto per punto, centimetro per centimetro e lo riportiamo a essere quello che era all'inizio del processo di unificazione, la guida del Paese. Ho finito. Naturalmente, per vincere i pregiudizi non bastano i politici o le imprese. Sono brave le imprese, bene l'ANAS, investiamo, la Regione, facciamo di tutto, il Ministero, Palazzo Figli. Ci vogliono gli italiani. Quando io chiedo l'impegno degli italiani, non lo faccio perché ce l'ho con i gufi. Svelo un segreto, i gufi sono degli animali meravigliosi. I gufi come animali sono bellissimi. Sono i gufi umani, quelli che pensano che si possa continuare a fare il tifo perché l'Italia non ce la faccia. Noi non vogliamo che la gente dica evviva, bene, alle e che sia ottimista. Non è questo il nostro obiettivo. Noi vogliamo che l'Italia torni a credere in se stessa. Abbiamo bisogno degli italiani, di quelli che lavorano qui, di quelli che stanno cercando lavoro. Oggi ci sono dei dati sull'occupazione positivi, ma quanto ancora c'è da fare? Lo dico nella regione che è messa peggio da questo punto di vista. Quante storie drammatiche di famiglie in difficoltà perché un padre di famiglia non trova, ha perso il posto di lavoro e magari da 5, 6, 7 anni che vive la crisi tatuata sul proprio cuore, o i ragazzi che devono andarsene, che sconfitta per tutti, dalla loro terra, se se ne vogliono andare perché vogliono andare a un'esperienza all'estero, evviva, ma che delusione, che dramma quando sono costretti ad andarsene. Allora, richiamare alla fiducia è il tentativo di dire che noi ce la possiamo fare. Io ci credo perfettamente, sono arrivato da Roma, abbiamo preso l'elicottero per venire qua, vi dico, vedere la Calabria dall'alto è vedere una regione meravigliosa, vedere l'Italia dall'alto è vedere un paese meraviglioso, quando i progetti che stiamo seguendo diventeranno finalmente realtà e oggi andiamo in questa direzione.
ci renderemo conto che se smettiamo di lamentarci, ci rimbocchiamo le maniche, come fate sempre voi, e ce la mettiamo tutta, l'Italia tornerà a essere quello che deve essere. Guida in un'Europa smarrita, punto di riferimento a livello mondiale, perché comunque siamo considerati un punto di riferimento a livello mondiale, e capaci di costruire cose che altrove non riescono. Allora andiamo a buttare giù questa galleria, buttiamo giù tutti i pregiudizi, facciamola finita con questa Salerno-Reggio Calabria e rimettiamoci tutti insieme al lavoro perché l'Italia torni ad essere il paese leader per l'Europa e per il mondo. In bocca al lupo a tutti noi.